Allora, adesso ci dovremmo essere, quindi posso fare l'intro come si deve. Ebbene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Noi come al solito siamo i Nezzolis, qui con voi c'è sempre Wallis. E oggi siamo finalmente nella seconda parte, o secondo episodio, chiamatelo un po' come volete chiamarla, di The Land of Pain. Gioco, ripeto, italianissimo, creato da Alessandro Guzzo. Andatevi a vedere la prima parte che è uscita sul canale l'altro ieri. E niente, continuiamo il gioco. Qui sta registrando tutto, quindi va bene così, ottimo. Ha caricato finalmente, sta salvando. Eravamo arrivati appunto a questo punto che ci si era aperta la nostra prigione. Prigione tra virgolette, diciamo. Ok, abbiamo trascritto qualcosa su il nostro diario. Un luogo sconosciuto. Cos'era quell'inquietante oggetto sferico? Sembrava qualcosa di ultraterreno. Appena l'ho toccato ho visto una forte luce bianca. Il mondo intorno a me ha cominciato a distorcersi e a piegarsi su se stesso. Ho provato un terrore indescrivibile come mai prima, quando per un istante ho avuto la sensazione di uscire dal mio corpo. Il terrore è stato così forte che i sensi mi hanno quasi abbandonato. Appena ho riaperto gli occhi non riuscivo a crederci. Mi trovavo in un luogo che non ho mai visto, all'interno di una gabbia. Fortunatamente sono riuscito a fuggire, ma cosa è successo veramente? Dove sono finito? Non riconosco questo posto, devo assolutamente cercare aiuto e capire cosa è successo. Dobbiamo uscire fuori, cioè dobbiamo seguire il percorso, suppongo. Quindi seguiamo il nostro percorso. Andiamo avanti. E vediamo un po' che cosa ci attende. Ok, qua finalmente il paesaggio cambia un po'. Ricordo che questo qui per definizione è un gioco horror. Qui c'è sempre il fango, come era nei pressi della prigione, insomma. Ragazzi, sto continuando a correre avanti, ma non c'è niente, non succede niente. Appunto, dovevo stare zitto. Perché guardate qui, sono spuntate case ovunque. Case ovunque, sono due case. Sono due case praticamente. Cosa? In quella casa c'è una luce accesa, devo chiedere subito aiuto. In questa casa c'è una luce accesa, ma secondo me ragazzi, allora entriamo. Oddio, si è aperto in modo spaventoso. Ottimo. Siamo dentro questa casa. Io direi di chiudere questa porta perché non si sa mai. Ho come l'impressione che qui dentro non ci sia nessuno. C'è un odore insopportabile qui dentro. Beh, lo credo bene, cioè, insomma. È anche normale, no? Ok, esaminiamo un po' qui, esaminiamo. Qui, eccolo là, infatti. Da qui si può salire, ma devo trovare un modo per salirci sopra. Guardate come non corre, tra l'altro, il nostro omino. Vabbè. Con cosa ci saliamo? Pagina. Scorsa di oggi è stata incredibile. Quel libro in codice sembra contenere le istruzioni per far funzionare il macchinario. Lo si capisce dai disegni nei quali esso è riprodotto fedelmente. Era da decenni che tentavamo di capire la funzione di quell'antica macchina e ora abbiamo tra le mani le risposte che stavamo cercando. Siamo già all'opera per cercare di tradurre il libro che pare sia stato scritto da alcuni nostri lontani antenati. Il
libro si trovava in una vecchia stanza sepolta. Sarà una vera fortuna trovarla. Nella stanza c'erano inoltre una gran quantità di pezzi metallici che sembravano condividere la stessa tecnologia del macchinario. Ok. Allora, probabilmente da qui non si può salire. Quindi io direi di uscire fuori e di cercare un modo per salire sopra. Magari non così. Sicuramente non così. Ah, c'è pure un ingresso nel retro, che è chiuso ovviamente. Qui non si può salire. Se la risposta invece fosse proprio lì dentro la casa, non lo so. Ho esplorato, penso, tutto. Allora, io potrei anche andare avanti perché lì il percorso continua. Io dovrei salire lì sopra, ma non c'è niente per farmi salire appunto lì sopra. E quindi andiamo avanti a questo punto, ragazzi, perché non ne ho idea. Non so se posso proseguire andando avanti, eh. Cioè, non so se faccio bene o no. Forse mi conviene tornare indietro. Quella cosa era un po' spaventosa, eh. Siamo arrivati in un'altra casa. Allora, vuol dire adesso di andare piano, di accovacciarci. Invece no. Noi andiamo veloci, perché noi non abbiamo paura del pericolo, vero? Comunque, quella cosa che non ho capito bene che cos'era, stava qui comunque, ragazzi. Cioè, era presente qui. Vabbè, andiamo avanti a questo punto, non so, boh. Mi sta salvando. Lì vedo un'altra costruzione. Ruins, vai dritto, vai a ruins. Va bene, però prima andiamo di qua a vedere che cosa c'è, che magari c'è qualcosa che ci può essere utile. Forse. Ah, eccola, scala. Quindi noi adesso, siccome ha salvato, dovremmo tornare indietro e andare a mettere quella scala lì a posto. In teoria. In pratica so che non sarà mai così. Vabbè, torniamo indietro. E olè. No, ragazzi, guardate che cosa strana. Quando sei qui la luce è spenta della casa. Quando vai avanti si accende miracolosamente. Allora, adesso che abbiamo la scala, ha salvato. Adesso sopra ci sta qualcuno che ci fa un sicuro al 100%. Guardate. Ah, pure l'animazione che ti fa salire la scala. Cavolo. Ok, questo non me l'aspettavo. Invece c'è qualcosa da leggere. Mio Dio, cosa è successo qui? Cosa può aver ridotto un uomo in questo stato? Non sembra ancora fresco, ma non c'è nessuna traccia di studi organi. Sono rimaste solo le ossa tenute insieme da una strana resina viscidosa. C'è tutto sangue. E poi dice che è successo da poco. E poi tra l'altro il tizio è morto malissimo. Sempre che sia un tizio.
a questo punto io non lo so. Ok, vediamo. Questo busto mi metti in raffigura una terribile creatura con dei tentacoli. Vediamo chi è questo orribile creatura. Ah, però! Leggiamo la pagina. Il codice usato da chi ha scritto il libro è qualcosa di mai visto prima, sia per la complessità che per il tipo di scrittura. Sembra che il manoscritto non segua alcuno schema logico. Ma dai! Ogni pagina è scritta in maniera diversa da quella precedente. I disegni però sono più facili da interpretare, ci hanno già svelato Anno. Ah no, perché giusto, sta dicendo il tizio con magari la setta, no? E ci hanno già svelato dei dettagli importanti. Pare che il macchinario esista sin dall'alba dei tempi, creato dal grande antico in persona. Se così fosse, la sua reale funzione potrebbe andare al di là di ogni nostra aspettativa. Sono convinto che con l'aiuto di questo libro e le conoscenze che noi prescelti, Harry Potter, oh, abbiamo ereditato, riusciremo a scoprirne i segreti. Ragazzi, cos'era quel suono? Non lo so. Ma sicuramente adesso succede qualcosa di bruttino. Bruttissimo. Vabbè no, qui non è cambiato niente. Porta sicuramente chiusa. Secondo me adesso c'è qualcosa sotto, non lo so. Invece no. Sto qui comunque il macchinario, sicuro. Oddio. Ragazzi. Aiuto. Credo che sia morto un altro tizio molto molto male. Il mostro dovrebbe stare qui a sinistra. Ovviamente non c'è. Vediamo il tizio che è morto. Addio. Quello lì è morto malissimo e io non voglio fare la stessa fine. Non vogliamo fare la stessa fine. Sta scrivendo qualcosa sul diario. Vediamo un po'. La vecchia casa nel bosco. Sto vivendo un incubo. Ma va? Qualcosa ha ucciso quel poveretto proprio davanti ai miei occhi, scaraventandolo a metri di distanza. Mi sono avvicinato al cadavere e ho subito notato che aveva un aspetto molto strano. Ma è quello che ho visto in quella casa che mi ha sconvolto nel profondo. Cosa può aver ridotto una persona in quel modo? C'era sangue ovunque e del corpo sono rimaste solo le ossa. Sono insieme fra loro da una strana sostanza. Tutto questo non può essere vero. Ho trovato delle pagine di un diario dove vengono menzionati il ritrovamento di un antico libro e il tentativo di scoprire i segreti di un macchinario che pare anch'esso molto antico. Devo sbrigarmi a trovare un posto sicuro dove passare la notte prima che faccia il buio. Questo luogo non è sicuro. Dopo quello che ho visto, non voglio rimanere nel bosco di notte. Cosa che sicuramente accadrà. Prima noi abbiamo visto che c'era una struttura tipo un capanno. Quindi adesso voglio vedere se c'è qualcuno dietro. C'è qualcuno lì davanti. Non so se l'avete sentito, però ho sentito con le cuffie che c'è qualcuno lì dentro. Lasciamolo lì dentro. Non andiamo a mischiarci in cose che non ci riguardano, giusto? Allora, vediamo un po'. Forse possiamo entrare qui. Ok, oddio no però, eh. No, ragazzi, no. Vedi, non me la fa neanche più chiudere questa porta, quindi
Allora. Allora, oh mio Dio. Non ho idea di quale scale dica, ma non voglio saperlo in realtà. Anche se credo che non debba sapere. Stavamo andando verso il portale quando quell'essere ha sbucato la luna. Siamo riusciti miracolosamente a rifugiarsi qui dentro. Uno di noi è stato gravemente ferito e dubito che se la caverà. Quello che abbiamo visto è l'orribile. Quel mostro gli ha strappato la carne da un braccio. Sono rimaste solo le ossa. Ah! Sicuramente dobbiamo uscire fuori e prenderci un ottimo spavento. Ah no, invece no. Ottimo. Per adesso ci hanno graziato. Anche se suppongo che ciò non sarà così per molto. Sta facendo notte, ragazzi, e la cosa non mi piace. Ruins. No, Ruins, sì. Yes. Ok, proseguiamo, andiamo dritti verso la luce. Quei crepacci sono molto pericolosi, da qui prosegue il buio. Andiamocelo a prendere lì sotto. Premi F per accendere o spegnere. No. 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 D'accordo, ragazzi, io direi che posso concludere qui questo episodio perché dal prossimo, non so se il prossimo sarà l'ultimo o meno, ma non so se ce la capiremo, riusciremo a scappare da quel mostro che credo sia quello che abbiamo visto nella casa. Comunque, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Noi, come al solito, ci vedremo in un prossimo video. Stay tuned, stay zolis e bella, ragazzi.